io in questo negozio sono stato dal 58 all'83 con mio padre, poi ho fatto circa 18 anni di supermercati, anche in qualità di direttore, e successivamente sono tornato di nuovo in questo negozio dal 2003 a oggi, quindi altri 11 anni, diciamo, recenti. Il rapporto nel negozio c'è una conoscenza, c'è un rapporto più ravvicinato, ci si esprimono pareri, consigli, si dialoga un po' di più. Nel grande supermercato il cliente va e veniva anche quando io ero nel supermercato perché c'è una scelta maggiore, c'è un assortimento di tutto completo. E c'è una differenza, diciamo, di prezzo, una certa convenienza, almeno per ciò che è articolo, diciamo, confezionato. Ecco perché magari nel tempo sempre di più la clientela è orientata per le spese complete o per il fine settimana. Si effettuano spese al supermercato più che nel piccolo negozio. Si aspettano di trovare e trovano soprattutto dei formaggi o dei salumi di ottima qualità, una cortesia, un'attenzione e, come dicevo prima, un rapporto più ravvicinato tra l'operatore e il cliente. Vorrei del macinato fresco. Quello è fresco? No, questo non è fresco, è congelato. Io lo voglio fresco. Quanto? 4 libbre, esatte. Questo è maturo? Non per stasera, fra un paio di giorni. Grazie. Non c'è di che. Veramente questi prezzi sono più competitivi, proprio perché, diciamo, gli alimentari non ha né offerte e comunque già questa è una competizione. Guardi, questo supermercato è molto piccolo, in questo caso qui ad esempio i clienti sono sempre gli stessi, è come se fosse alla fine un alimentari per i nostri clienti, in questo caso vogliono il contatto. Proprio perché il nostro marchio, per sponsorizzare anzi di più il nostro marchio, noi abbiamo tutto l'anno dei prodotti a marchio Conad a prezzi comunque bassi, quindi sono sempre, ogni 6 mesi cambiano e ogni genere alimentare e non ha 2 o 3 prodotti a nostro marchio che comunque sono sempre, non so
offerta, diciamo che il marchio viene acquistato molto più della marca qui.